One step beyond. Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino. Partiamo dal versante bolognese del grande Appennino emiliano romagnolo per scoprire assieme in maniera un po' più approfondita, grazie ad un esperto di Sasso Marconi, un versante dell'Appennino bolognese che magari in tanti vedono passando magari dall'autostrada, ma di cui ben pochi conoscono tutta la storia, tutto l'aspetto naturalistico che c'è alle sue spalle. Quando si nomina Sasso Marconi, una delle prime cose che viene in mente è un luogo che si chiama Contrafforte Pliocenico. Il nome evoca una storia anche piuttosto antica, e a spiegarcela è Luigi Ropa Esposti. Sì, il Contrafforte Pliocenico è diventato abbastanza conosciuto negli ultimi anni. Un nome appunto non facile da capire, appunto cominciamo da perché si chiama Contrafforte Pliocenico. Contrafforte Pliocenico è contrafforte perché da come si può vedere dalla vallata, perché si erge rispetto alla vallata come un contrafforte con queste sue pareti appunto d'arenaria. Pliocenico dall'origine appunto geologica di questi luoghi, quindi periodo pliocenico che più o meno risale tra i 2 milioni e mezzo e 5 milioni di anni fa, grosso modo, giorno più giorno meno, ecco circa. Ecco. E succede che qui, se fossimo stati qua, diciamo un sabato di 3 milioni di anni fa, grosso modo, siamo trovati in questa posizione all'interno di una bellissima laguna, una laguna di tipo tropicale. Perché? Perché in quel periodo avevamo le montagne alle spalle con i fiumi che avevano la foce qui in questa zona. Quindi tutta questa parte in cui c'era Bologna, Casalecchio, Sasso Marconi, c'era le foci dei fiumi e questa grande, appunto, valle intrappenninica, con un clima differente, più caldo rispetto a quello di oggi. E ancora oggi, appunto, l'interessante trovare nelle zone che attraversiamo quello che c'era allora. Quindi ritroviamo le sabbie, che è diventato oggi arenaria, quindi una roccia, ma troviamo gli strati con le conchiglie che erano sulle spiagge allora. Troviamo degli strati di ghiaia che indicano che in quel momento il fiume portava da monte appunto le ghiaie della parte appenninica. In quel momento il fiume portava le ghiaie. Poi magari un milione di anni dopo il mare aveva il sopravvento e riportava la sabbia nuovamente sopra. E quindi troviamo queste stratificazioni. E quindi anche dal punto di vista geologico è un territorio molto interessante appunto da visitare. Quali sono i percorsi che si possono affrontare per vedere, osservare il contrafforte pliocenico? Allora, innanzitutto, essendo una riserva naturale, quindi un'area protetta, frequentato utilizzando esclusivamente i sentieri che sono tracciati e segnati, che sono quelli praticamente i sentieri cacai che c'è sul territorio. Tra l'altro in questa parte coincidono anche per buona parte con la via degli dei, per buona parte dell'itinerario, ma ce ne sono tanti altri che attraversano il contrafforte. I punti più interessanti da visitare sono Monte Mario, Rocca di Badolo, dove c'è anche la palestra di roccia, Monte del Frate, Monte Adone, che sono tutte le cime che contraddistinguono appunto il contrafforte in questa zona. Da Monte Adone poi c'è un panorama bellissimo sul resto della riserva che arriva fino a Livernano, quindi Pianoro. Si può vedere il panorama di Monte Venere e tutta la parte della vallata anche verso la valle del Savena, che è dalla parte opposta rispetto a dove stiamo ora. Quindi territori molto interessanti sia come aspetto paesaggistico, sia come aspetto geologico, ma c'è anche l'aspetto appunto naturalistico, perché è diventato una riserva naturale proprio per gli habitat particolari che sono qua. Il fatto che il terreno, il substrato è arenaria fa sì che ci sia anche una situazione tipica, un habitat tipico, che è tipico però di zone non montane come le nostre, ma più delle zone minima altitudine, perché per esempio troviamo il leccio, che è una pianta, una quercia praticamente, ma che è tipica di una zona più vicina al mare, come noi invece non siamo. L'arenaria fa sì che c'è un clima più mite, e quindi delle piante tipiche di un clima mite, magari siamo in montagna.
e quindi anche per questo un habitat particolare tutelato anche dalla comunità europea, perché oltre ad essere una riserva, un'area protetta regionale, siamo all'interno di un'area protetta europea, cosiddetta Rete Natura 2000, il SIC ZPS, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale. Insomma, un gioiello dell'Appennino da proteggere. Sicuramente. Dal bolognese al modenese il passo è più breve di quanto si pensi. Ci troviamo in centro a Palagano per vivere assieme a voi una festa giunta alla sua 16ª edizione, un punto fermo dell'estate nell'Appennino modenese, la 16ª edizione della Sagra del Ciaccio. Ci troviamo con la presidente dell'associazione che organizza per la 16ª volta la Sagra del Ciaccio qui a Palagano. Ormai è diventata una tradizione, un punto fermo di inizio estate sul nostro Appennino. Apriamo le danze con questa nostra Sagra del Ciaccio, come dicevi siamo alla 16ª edizione, siamo molto molto soddisfatti perché il sabato parte un po' a rilento, ma la domenica insomma ci sono un sacco di iniziative, ci sono tantissime bancarelle di artigianato, operatori del proprio ingegno e tanta gastronomia che viene da tantissime parti anche d'Italia. E poi non può mancare la nostra specialità gastronomica che è il ciaccio. E, non so se l'avete, chi l'avrà mai mangiato, però è una nostra specialità, ne siamo molto orgogliosi. È un impasto di farina, acqua e sale, viene condito con l'impasto delle crescentine, con tanto parmigiano reggiano e poi bisogna assaggiare per sentire com'è. Ecco, l'ha detto lei, questo è un prodotto tipico delle nostre montagne, assieme alle crescentine, assieme anche al borlengo, forse un po' più famoso, ma che differenza c'è tra il ciaccio e il borlengo? Noi ci teniamo a dire che il nostro è il ciaccio, è un po' diverso, è buono altrettanto, però viene comunque, è un impasto un pochino diverso, è un pochino meno consistente e di solito viene cotto nei soli, mentre il nostro viene cotto nelle cotte. E viene messo l'impasto nella cotta inferiore e poi pressato con la cotta superiore. Come con le crescentine? Come con le crescentine, in un certo senso sì. Sindaco, 16ª edizione della Sagra del Ciaccio, ormai un punto fermo dell'estate qui nella parte ovest del nostro Appennino, un'iniziativa che non può che andar bene. Beh, è chiaro, noi ce l'auguriamo, ma direi che con questa giornata, questo caldo, sicuramente avremo degli ottimi risultati. Poi con il lavoro che è stato fatto dall'Associazione dei Maestri Ciacciai e da tutte le associazioni che collaborano con loro per l'organizzazione, per la riuscita di questa festa, non potrà andare sicuramente male. Stare insieme per far vedere questa nostra bella Palagano, questo bel lato del nostro Appennino che è vivo e vuole dimostrare di esserlo anche in questi periodi un pochino di crisi. Tutto questo supportato anche da una nuova struttura, noi ci troviamo all'interno, il Palamatti, che fa un po' da punto aggregatore di tutte le iniziative di Palagano. Assolutamente, questo è il parco comunale dove vengono fatte le principali feste del nostro comune e questa è stata la struttura voluta dall'amministrazione comunale proprio per dare alle associazioni un punto fisso di appoggio per l'organizzazione un pochino di tutto e per anche la preparazione un po' delle varie specialità montanare che vogliamo chiaramente trasmettere a tutte le persone che vengono qua da noi. Qui alla Sagra del Ciaccio anche l'associazione Scilla, parlando col sindaco fuori di intervista mi ha detto è il nostro orgoglio, ci racconta cosa fa l'associazione Scilla? È un'associazione nata a Palagano 30 anni fa e si occupa di realizzazione di micro progetti nelle aree del mondo in via di sviluppo, quindi scuole, acquedotti, ponti, ambulatori, su richiesta delle popolazioni locali o di missionari, poi noi abbiamo dei volontari, vanno a costruire collaborando sempre insieme alle popolazioni locali in maniera che dopo siano lavori che loro si sentono propri e funzionano. Tra l'altro per finanziare i quali vi siete inventati una cosa davvero
proprio particolare, cioè fate il pane. Facciamo il pane, è una delle attività che facciamo di autofinanziamento. Questo stand funziona molto bene, attira molto la gente, piace e ci permette di finanziare, è una delle attività che ci permette di finanziare l'associazione. Col sole a picco di questi giorni, con la calura di questi giorni, ne sono stati consumati davvero grandi quantità di ettolitri. Stiamo parlando della birra, una bevanda più che mai rinfrescante per un'estate in montagna. Il meglio della birra artigianale nazionale, street food di altissima qualità. Mercatino dell'artigianato artistico e più di 30 spettacoli in 3 giorni. Solo il bello, il ben fatto e il buono. Queste le caratteristiche della Spina Lamberto. Da venerdì 8 a domenica 10 luglio Spina Lamberto si anima della Spina Lamberto. A che edizione è arrivata questa manifestazione? Siamo alla 7ª edizione, la prima è del 2010. Spina Lamberto comincia, diciamo, agli albori del movimento birrario italiano e sfrutta, crede nel movimento birrario italiano proprio già dal suo inizio e comincia a pensare dalla prima edizione, ora siamo alla 7ª, ci siamo evoluti un po', ma già dalla prima edizione abbiamo pensato una festa della birra che non fosse una semplice festa della birra, che sia per proposta della birra offerta sul luogo, che per gastronomie di contorno, che per selezione musicale fosse una cosa di altissima qualità. Cioè, quindi birra sì, ma in versione italiana abbiamo pensato, cioè senza andare a copiare modelli tedeschi o belgi, inglesi, insomma, dove comunque sono birre qualitativamente enormi, però molto spesso le loro feste tendono ad essere un fenomeno di quantità. La nostra è una festa molto popolare, però allo stesso tempo di cose scelte, di cose ben fatte. Su questo abbiamo voluto puntare fin dall'inizio. Quindi qualità sia a livello di birra che di spettacoli e di tutto, diciamo, il contorno che ha questa festa. Certo, cioè ovviamente principalmente, soprattutto all'inizio, ci siamo rivolti alle cose che avevamo sotto mano, più vicine, diciamo inizialmente un po' con l'idea del chilometro zero. Poi con lo sviluppo della manifestazione siamo andati a cercare le cose preziose, insomma il birrificio anche lontano, però molto blasonato, insomma molto, molto premiato, molto riconosciuto anche all'estero, perché i nostri birrifici ormai non hanno più il timore riverenziale nei confronti dei belgi, inglesi e tedeschi, ma vanno fuori come italiani e in qualche modo se ne vantano di essere italiani. E così con la musica e con la gastronomia. Noi abbiamo una pizzeria famosissima che verrà a farci la pizza da Reggio Emilia, che siamo andati a scegliere, l'abbiamo voluta e l'abbiamo portata qui. Band che vengono ormai da tutta Italia, insomma non sfruttiamo più soltanto l'offerta che ci viene dal luogo, ma ci andiamo a scegliere le band che ci piacciono. Domenica ci sarà un momento anche dedicato agli amatori della birra, non solo ai birrifici. Esatto, è un momento a cui teniamo molto, si svolge domenica pomeriggio, quindi insomma in un momento in cui non c'è musica, non c'è altro, c'è solo questo, si chiama Una Torre di Birra. È un concorso per chi fa la birra fatta in casa, chi la fa per amici o tra amici. E noi abbiamo una giuria di competenti che compilerà una scheda per ogni birra, per ogni bottiglia di birra portata al concorso. Poi ci sarà una vincitrice di queste birre e il premio consisterà nell'avere questa ricetta prodotta da uno dei birrifici partecipanti a Spina Lamberto. C'è tempo per le iscrizioni fino all'ultimo, quindi fino a domenica 10 alle 14, venite, portate la vostra birra, chissà, magari l'anno prossimo la si berrà a Spina Lamberto.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, una puntata che vi ricordo potrete rivedere direttamente sul nostro sito internet all'indirizzo www.appenninonews.it. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, cliccate mi piace sulla nostra pagina e non solo vedrete giorno per giorno dove si trovano le nostre troupe, ma potrete consigliarci i vostri appuntamenti, i vostri eventi, le vostre feste, le vostre sagre. Noi nel fine settimana vi raggiungeremo con le nostre troupe. L'appuntamento con Estate in Appennino, al mio posto ci sarà Francesca, è per domani sera.